Omaggio a Shabbat Sbat, preghiera. Io sono la via, la verità e la vita. Signore, voglio servirti. Sì, voglio servirti, mio Signore. Voglio servire Gesù da uomo comune. Non voglio popolarità, non voglio posizioni di potere. Voglio solo che la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino per me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo. Desidero aiutare tutti i bisognosi, i poveri e i cristiani perseguitati del Pakistan. Sarei molto grato a Gesù se volesse accettare il sacrificio della mia vita. Voglio vivere per Cristo, per Lui voglio morire. Non provo alcuna paura nella mia patria, anche se molte volte gli estremisti hanno desiderato uccidermi, mi hanno minacciato, perseguitato e terrorizzato la mia famiglia. Dico che finché avrò vita, fino al mio ultimo respiro, continuerò a servire Gesù e questa povera, sofferente umanità. Sarò sempre vicino ai perseguitati, ai cristiani, ai bisognosi, ai poveri e ai bambini. A te, mio caro Gesù, Figlio di Dio, mandato per la nostra redenzione e salvezza, chiedo come possa io seguire questo cammino del Calvario. Signore, ci dicesti, vieni da me, porta la tua croce, segui il cammino. Voglio servire Gesù. Sì, voglio servire Cristo. Voglio solo un posto ai piedi di Gesù e Cristo ti scelse come alto esempio per il popolo pakistano. Con l'alto prezzo della tua vita, del tuo dolore, della tua lealtà, nella triste realtà vissuta hai espresso sempre amore, verità e giustizia. Valori da sempre prigionieri dell'egoismo umano, chiusi nel mistero dell'esistenza, ci uniranno per sempre oltre la vita. Stai certo che i tuoi fratelli pakistani non ti dimenticheranno mai, ti saranno eternamente riconoscenti, come per esempio ti ricorderà il mondo. Da ministro sei vissuto come uomo giusto, sacrificandoti per la libertà dei diseredati e per i diritti umani. Hai donato speranza a noi, a tutte le minoranze etniche. E uniti continueremo a dire, Signore, vogliamo servirti. Grazie, Shabbat. Tuo nel Signore per sempre, Gennaro Angelo Sguro, Presidente dell'Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico.
Desidero salutare e ringraziare ciascuno di voi, anche nell'odierna circostanza, e lo dico con profondo convincimento, si è rivelato e si rivela il cuore grande e generoso di Napoli. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici. Non abbiate paura, permettete a Cristo di parlare all'uomo.